Eccoci qua, torna un campionato che non guardano neanche i nonni dei giocatori, generalmente i nonni guardano tutto, ma che bellezza è, Antonio Cassano con la maglia dello Stabæk. Oggi il Lillestrøm arriva, questa squadra inutile ad affrontare lo Stabæk, squadra come vedete che non ha uomini di colore, tipica squadra di fighetti che però comincia alla grande con un palo. Oggi è stato preferito lo zingaro Mehmeti al posto di Keita. Nel frattempo Antonio insegue, mamma mia Antonio Cassano, cosa fa? Galvanizzato da il calore di un pubblico che non ha mai visto a queste latitudini un calcio così bello come quello del genio di Bari Vecchia, Antonio Cassano. Nel frattempo si è fatto male. Brutto, brutto, brutto. Brutto, ma dispiace per Østervold, dispiace perché stava entrando nelle rotazioni della famiglia Serra, entra Gorossia, uno dei più grandi cessi, uno slavo educato, non vince mai un contrasto, Dorossia, e dispiace per Østervold, l'indiano Singh in porta e Mehmeti che subito non fa sconti, lui di testa le prende, a differenza di Keita che non prende mai una palla. Bella questa fase difensiva dello Stabæk con Singh che ci dà di testa, logico in questa situazione, anche perché lui è un portiere, ma perché non darci di testa? Del resto lo sappiamo, è un indiano. Probabilmente qualche difficoltà ancora con le regole. Fantantonio, inutile, assolutamente abulico Fantantonio in questa fase. Sembra un anziano a fare delle gare podistiche, ma va bene così. 23 minuti nel taccuino di questo arbitro di merda, questo fighetto di cui non sappiamo neanche il nome, Martin, un giocatore qualunque, e palla Fantantonio. Fantantonio potrebbe inventare un bel... Ma peccato, l'idea era buona, era un bel filtrante, è già stanco il nostro genio di Bari. Nel frattempo cartellino un pochettino generoso per Reis e Antonio già in chiara fase di acido lattico. Finta Mehmeti, mamma mia, mamma mia Mehmeti, mamma mia, cosa stava facendo il talento albanese? Hanno un portiere di colore, non l'avevo visto. Origi, mamma mia. Antonio, sì, ciao, ha saltato una cartolina. No, vabbè, il numero 97 io non lo posso vedere, eh. Cioè non puoi schierare un cesso. Ma no, ragazzi, no. No, 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 no. No, 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 non ci siamo, non ci siamo, notte fonda, Reis, ma Esque, ma che sfiga ragazzi, Cassano, primo palo, sempre scomodo, Origi
la toglie con la maglia comprata da Decathlon. Bravissimo, qui si accaparra una palla. Ah, peccato, volevamo fotterlo nel Grossman. Nel frattempo cerca, è un giocatore di una stupidità unica, Nie, perché ti vuole sempre saltare dove è più scomodo per l'attacco. Nel frattempo ancora Nie non capisce veramente un cazzo. Cassano predica nel deserto dell'ignoranza più becera, tra i fiordi. Grossman qui andava in porta, ma tu sei un rotto nel culo, tu che arbitri, e quindi lo fermi, perché è giusto così. Lo fermi, una è in area di rigore, tu lo fermi. Questi sono giochi di merda come me che li faccio. Cassano qua. Sant'Antonio deve salire in cattedra. Dare un pochino di idea a questa banda di africani. Beh, no, il cartellino sarebbe una vergogna, eh. Il cartellino sarebbe una vergogna perché lo ricordo sempre. Sant'Antonio è, per questo campionato che non va su nessuna emittente TV, perché è un campionato orrendo, orrendo, è un valore aggiunto, quindi non possiamo dare dei cartellini gratuiti a Sant'Antonio. Nel frattempo, mamma mia, quanto sei stupido, potevi fare di tutto fuorché quella cosa lì. Ma no, questa era una palla fondamentale. Guardate che sfiga incredibile. Che sfiga incredibile. Qua Gorozia, Esque, ma mai che vai dentro con la palla? Pezzo di merda. Ancora, cerca Antonio. Questo è un fallo di merda però. No, amici, no. Contropiede bruttissimo, siamo imbullonati noi là dietro. Siamo imbullonati. Se abbiamo una squadra del dopolavoro. Vai Singh. Vai, come ti insegnano in India. Così, così, scomodo. Così, bravissimo Singh. Ma vaffanculo, guarda. Ma guarda te. Giocagliela lì. Rigiocagliela. Ah, ragazzi, ragazzi, che fatica. 64esimo, è durissima. È durissima. Facciamo un cambio. Facciamo un cambio, togliamo Fantantonio. Togliamo Fantantonio, mettiamo Keita, ma Keita lo alziamo in questa posizione più africana per lui, meno di ragionamento e più tribale. Bello, Grossman, palla indietro per Meling, Esque cerca e trova. No, peccato, mi metti sempre dietro l'uomo, ma comunque meglio, meglio, sicuramente meglio dell'orrendo Keita in quel ruolo. Si soffre, questo è un fallettino regalato, un orribile Stabek, almeno vorrebbe impattare il pari. A me Singh piace sempre meno comunque, dopo quel colpo di testa in area. Non è possibile, cioè, tanto vale tornare al portiere africano. Mi metti la bella palla. Madonna, ma che cos'hai nella schiena? Gorozia. Ma che cazzo hai? Un flipper? Piantato. Ma guardate che schifo, è venuto fuori un flipper. Un flipper incredibile. Un flipper incredibile. La testata in faccia.
ottantesimo. È impossibile ormai, è impossibile, ma i ragazzi di Gino Serra non possono mollare. Risultato bruttissimo questo in chiave campionato. No, ma sei una merda! Sei una merda anche in fase offensiva, mi fai cagare. Guarda te, giocagliela di là. Vai sopra così. Abbiamo finito le pile? Grande squè. Fintalo così. Ma dai! Ma dai! Branco di stronzi! Ma guarda che roba, presi per il culo da una squadra di fighetti. Ma dai! Dai Keita che sei fresco come una rosa! Ma che palla è? Ma che palla è? Ma vaffanculo! Ma dai! Ma siete delle merde!